programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Form, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. E buonasera amici di Orrace TV, ben ritrovati in questo nostro appuntamento settimanale che, pensate, è ben 17 anni che vi tiene compagnia. E questa sera una puntata veramente spettacolare vi attende. Torneremo a parlarvi della Porsche Carrera Cup e oggi abbiamo l'onore di avere nei nostri studi televisivi i trionfatori del round di Imola. Ma prima di andarli a conoscere, io vado a dare un benvenuto per la prima volta nei nostri studi di GoTV Canale 163 alla nostra bellezza romana di Giulia Ragazzini. Buonasera Giulia. Buonasera. Allora, perché abbiamo scelto Giulia? Vabbè, oltre ad essere una bellissima ragazza, molto influente, poi scopriremo anche il perché, è una straordinaria amante della Porsche, vero? Assolutamente, è la mia macchina preferita. Quindi. Bene, quale? Porsche Cayenne. Ah, Cayenne, quindi lei vuole essere un po' più comoda. Oggi parleremo della serie ultrasportiva della casa di Stoccarda ed è qui rappresentata dal vincitore di Imola, Leo Caglioni Timombra. Buonasera. Grazie Riccardo, buonasera e complimenti, tutti. Guardate qua ragazzi, super coppa per il nostro Leo Caglioni portata a casa e non può mancare anche il suo team manager, ossia Davide Mazzoleni. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Beh, direi che adesso la puntata può davvero partire, Giulia. Sì. Ragazzi, allacciate le cinture perché dopo aver visto il trionfo di Leonardo Caglioni a Imola vorrei parlarvi, appunto, fare diciamo un piccolo throwback per quanto riguarda la prima e la seconda prova della serie. Esatto Giulia, avevamo già parlato insieme a Leo Caglioni della prima prova di Misano proprio dai nostri studi televisivi di GoTV, ma per i meno attenti facciamo un piccolo recap. Come sono andate le cose? Nel weekend di Misano è stato il primo round della Porsche Carrera Cup Italia e ci siamo qualificati in una buona posizione. In gara 1 sono riuscito a migliorare, quindi a guadagnare due posizioni, dalla nona alla settima posizione. Peccato per non aver preso nella gara in notturna appunto la sesta posizione che mi avrebbe permesso di partire dalla prima fila in gara 2, ma comunque in gara 2 sono partito in settima posizione e sono riuscito a fare un buon recupero ottenendo ancora un'altra posizione, quindi concludendo in sesta, che sono dei buoni punti per il campionato. Tra l'altro guardate che bellissime immagini che ci regala la nostra regia, una gara in notturna veramente straordinaria, hai visto Giulia? Ma abbiamo subito una domanda per Davide. Si esce comunque super carichi da Misano, queste sono le parole del team manager Davide Mazzoleni al termine del primo appuntamento stagionale. Sì, è stato un inizio di campionato positivo, promettente. Noi abbiamo chiuso con Leonardo la stagione 2020 lottando ai margini della top 10 e siamo invece ripresi entrando in pianta stabile nei primi 10. Questo era uno degli obiettivi, il primo obiettivo della stagione. Già a Misano l'abbiamo centrato e quindi abbiamo iniziato con il piede giusto. Ecco, sicuramente un gran avvio di stagione per il team Ombra, che ha fatto subito intendere che Leonardo Caglioni e appunto la squadra bergamasca ci sono. Da Misano il circus della Porsche Carrera Cup si è spostato in quel della Toscana presso il mitico circuito del
del Mugello, e qui un weekend se vogliamo vedere un po' agrodolce. Però prima di parlare del weekend, io stiamo già vedendo le immagini, correre, com'è correre all'interno di questo tracciato toscano che veramente è cosiddetto da pelo? Beh, il Mugello è sicuramente uno dei circuiti più complicati sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale, perché ha molte curve che sono molto veramente impegnative e tantissimi saliscendi. Infatti, se pensiamo solo alle curve dell'Arrabbiate, sono delle curve che hanno un dislivello enorme e soprattutto con una Porsche Cup difficili da interpretare e cercare di arrivare al limite. Ecco, qual è la curva più difficile? Le Arrabbiate, soprattutto l'Arrabbiata 2, perché è una curva che chiude molto e soprattutto le prime volte da capire, riuscire a trovare il limite in quella curva non è assolutamente facile. Ecco, io inizierei a commentare le prove cronometrate che ti hanno visto conquistare l'ottava piazza assoluta. Sì, le prove cronometrate, partendo dalla Q1, sono andato molto bene, mentre in Q2, peccato di non essere riuscito a trovare un giro perfetto, perché il potenziale per stare nelle prime due file c'era, e non aver concluso un giro corretto, fatto molto bene, un po' mi è dispiaciuto. Infatti sono dovuto partire dalla nona posizione, però il potenziale c'era, la macchina era molto buona, infatti ringrazio molto anche il team Ombra. Ecco, perfetto, quindi gara 1 da top 10 che abbiamo visto conquistare il nostro pilota bergamasco in una nuova piazza assoluta. Beh, una nuova piazza assoluta che sicuramente porta a casa dei punti in cascina per il nostro Leo Caglioni, ma ti voglio chiedere, sei soddisfatto o volevi qualcosa di più, Leo? No, volevo qualcosa di più, anche perché stavo attaccando per la settima posizione, ma per un mio errore poi ho dovuto cedere appunto l'ottava posizione in cui mi ritrovavo in quel momento. Il passo c'era, peccato non essere riuscito a concretizzare al meglio. Ecco, gara 2 ancora da top 10 per Leo Caglioni, che questa volta guadagna una posizione sotto la bandiera a scacchi, quindi ottava piazza assoluta. Raccontaci questa race 2. Beh, race 2 la partenza è stata buona, peccato per aver perso una posizione, ma poi sono subito riuscito nel corso del primo giro a recuperarla e a superare anche un altro pilota. Soprattutto in gara 2 andavo veramente molto forte, perché il passo gara era molto buono, infatti mi ritengo soddisfatto. Ecco, tra poco partirà la gara, come vedremo, dopo una partenza sicuramente non facile, perché hai perso alcune posizioni allo spegnersi del semaforo verde, sei risalito quasi a ridosso della top 10. Sì, sono salito subito a ridosso della top 10, poi per arrivare poi in ottava posizione. Gli ultimi giri di gara non sono stati facili, perché avevo davanti un pilota che rispetto a me era un po' più in difficoltà. Ho provato di tutto per superarlo, ma lui è stato bravissimo a chiudermi e non lasciarmi alcuno spazio per infilarlo, e poi ho concluso appunto in ottava posizione con una possibilità comunque di arrivare, visto anche qual era il passo gara, in una top 5. Ed ecco, Davide Mazzoleni, dopo il round toscano, come commenta il weekend della sua squadra corse? È stato un weekend molto positivo dal punto di vista della performance. Le nostre vetture sono state 3 su 4, sono state costantemente nei primi 10 su uno schieramento di 34 auto, quindi positivo da quel punto di vista. Un po' meno se guardiamo poi i risultati effettivamente raccolti, abbiamo raccolto un po' meno del potenziale. E per quanto riguarda Leonardo, abbiamo avuto chiaro che per fare il prossimo passo all'interno della top 10 bisognerà essere più incisivi, più decisi in fase di qualifica, perché siamo in un contesto dove gli avversari non regalano niente, bisogna essere aggressivi al momento giusto. Ecco, tra l'altro abbiamo visto anche un Gattuso occupare le prime tre posizioni. Sì, Stefano ha fatto un ottimo lavoro su una pista tecnica, la sua esperienza, la base tecnica dei suoi anni di corse Si è fatta valere in qualifica e appunto ha dimostrato l'importanza di una buona posizione in qualifica, e questo gli ha permesso poi di concludere tutte e due le gare nella top 5
e risultato che sarebbe stato alla portata anche di Leonardo, ma appunto quando si parte un po' più indietro recuperare in quelle zone la classifica è molto difficile e sicuramente l'aspetto su cui lavoreremo di più. Ecco, continuando a guardare le immagini, perché vogliamo far capire ai nostri telespettatori da casa quanto impegnativo è la Porsche Carrera Cup, vorrei chiederti, per un giovane pilota come Leo Caglioni, quanto è difficile stare in mezzo a un gruppo di 34 vetture? E stare davanti è difficile, perché c'è un livello di aggressività importante e dalla prima all'ultima curva. Questo è anche il bello della Carrera Cup, che è una categoria dove si corre in maniera molto libera, mezz'ora di gara vera, aggressiva. E è difficile, per contro è il valore formativo di questa categoria. Ma guardate qui che belle immagini, che quante bagarre, ma è anche divertente, direi. Beh, sicuro, soprattutto la gara 2 del Mugello mi sono divertito molto, perché ci sono state varie bagarre con piloti, mi sono dovuto difendere inizio gara, poi mentre nella seconda parte di gara ho dovuto attaccare facendo anche un paio di sorpassi carini, infatti mi sono divertito molto. Bene, bene. Pensa che non è neanche maggiorenne il nostro Leonardo. Ho visto, quindi ti faccio veramente i miei più grandi complimenti. E no, spero lo che... sono diventato maggiore. Quando? Il 26 aprile, però no, non ho ancora la patente. Non ho ancora la patente, vedi? Vedi? Cioè, tu, la prima macchina tua qual è stata? La mia prima macchina è stata la Smart, l'ultima per il momento. Anche l'ultima, vedi? Invece il nostro Leo senza patente è già va a 300 all'ora, stando davanti anche contro... Davide, contro piloti che hanno ben più anni. Sono dei senatori della categoria, senatori. Ed è anche un valore aggiunto per lui, perché gli permette di imparare tanto, certo, correndo, sì, contro questi piloti. Bene, ragazzi, noi andiamo in pubblicità, non cambiate canale, perché al nostro rientro vi parleremo del round di Imola, dove il nostro Leonardo Caglioni, in coppia con Ombra Racing naturalmente, hanno vinto questa straordinaria gara e ne sono successe veramente di tutte. Quindi ora si va in... pubblicità. E vai. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.P.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Triform, azienda specializzata nella produzione di attrezzature per il fitness dal design unico e inconfondibile, 100% made in Italy. Realizziamo e progettiamo spazi completamente attrezzati con i nostri prodotti, dal piccolo angolo di casa al mega centro fitness. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Diventa un pilota professionista con il progetto Nuovi Talenti. Mettiti in gioco e partecipa al contest selettivo che ti proietterà sul sedile di una Hyundai i30N TCR in una gara della Coppa Italia Turismo. Contattaci al sito www.aggressiveteamitalia.it. E ora, amici di Orrace TV, grande secondo blocco, in quanto entreremo nel dettaglio della gara di Imola della Porsche Carrera Cup Italia. Esatto, vi parleremo ora del terzo round del monomarca Porsche che si è disputato presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.
Come anticipato, il nostro Leo in quel del Santerno ha vinto gara 2, ma prima di parlarvi della Porsche Carrera Cup Italia, io vorrei fare un piccolo recap, in quanto un mese fa lo stesso Leo Caglioni, sempre con il team Ombra naturalmente, ha vinto sempre a Imola nella Porsche Carrera Cup, questa volta Made in Swiss. Dico bene? Dici bene, infatti... Pista amica! Abbiamo partecipato al terzo round della Porsche Sport Suisse e questo weekend, diciamo che è stato un weekend dove ho potuto girare molto, quindi abbiamo visto durante il weekend che comunque anche il passo gara, soprattutto durante gara 1, che sono riuscito a vincere, era molto buono, e questo è stato una bella botta di fiducia per il campionato italiano che sarebbe poi venuto un mese successivo, nonché una settimana fa. Esatto, con una bellissima vittoria, quindi sicuramente il circuito del Santerno porta bene al nostro Leo Caglioni, ma scelta strategica, giusto? Io penso, Davide, visti gli strepitosi risultati, è stata veramente una scelta strategica, giusto? Sì, esatto, è stata una scelta da parte nostra come team e con Leonardo per prepararci al meglio per la gara della Carrera Cup Italia, e il risultato ha pagato e siamo contenti che la scelta sia stata quella giusta. Ecco, Imola amica, come detto per Leo Caglioni, seppur sia una pista difficilissima, eccoti qua a trionfare intanto in quel del campionato svizzero, seppur sia una pista, come dicevamo, difficilissima, comunque è un bel feeling. Qual è la particolarità di questa pista che ti piace? Sì, la pista è una pista in stile old style, ogni curva quindi ha una sua storia, è molto tipica, non è facile da interpretare, ma già dai primi giri che avevo fatto l'anno scorso mi ero trovato subito bene a mio agio, infatti sono sempre riuscito a essere molto veloce in questo circuito. Eccoci qua nel paddock di Imola, dove naturalmente la Porsche allestisce anche, diciamolo, una bellissima cornice con questi edifici, possiamo chiamarli itineranti, e qua sei proprio qua sulle rive del Santerno per tirar fuori gli oltre. Davide, aiutami, quanti cavalli? 485 cavalli. Caspita, 485. Caspita. Capito, la Smart ne ha meno. La Smart ne ha meno, bene. Sicuramente. Ecco, io adesso direi di parlare appunto di questo super. Sì, volevo dire che con ben 32 vetture nastri di partenza per Leonardo Caglioni e il team Ombra, nono tempo conquistato al termine delle prove ufficiali cronometrate. Davide, si poteva fare qualcosa in più? Si poteva fare qualcosa in più, sì, anche in questo caso sì, ed è l'aspetto su cui dovremmo lavorare. È sempre difficile mettere insieme il giro perfetto, abbiamo avuto purtroppo anche la sfortuna di vederci cancellato il giro migliore di Leonardo per un piccolissimo track limit. Che a Imola è abbastanza usuale per sì, i piloti. Le modifiche apportate per la Formula 1 non hanno giovato da questo punto di vista, sono un paio di punti, la Piratella dove noi abbiamo fatto l'infrazione di track limit è uno di questi. Chiaramente quando sei al limite fa parte del gioco, ci è costato un paio di posizioni, però in gara abbiamo avuto modo poi di dimostrare il potenziale. Che belle queste immagini con questo plotone di Porsche in pit lane, ma eccoci ora a gara 1, eccole qua, guardate, sembra il casello di Melegnano, che fila, che coda, si respira anche un clima molto di tensione, penso, viste tutte queste vetture. Beh sì, specialmente pre-gara la tensione, ma soprattutto la concentrazione molto alta, perché tutti ovviamente vogliono fare bene, e aggiudicarsi una buona posizione in gara 1, soprattutto nella top 6, significa poi partire tra le prime file in gara 2. Ecco, ed eccoci qui proprio a gara 1. Seppur Leo Caglioni posiziona la sua Porsche 911 RS solamente in quinta fila, sa di avere comunque nel suo piedino destro una grande potenzialità. Dico bene, come sono questi attimi? Beh, questi attimi solitamente sono pieni... Qua stai dormendo. Sono pieni di sonno. No, ricchi di emozione, di tensione, soprattutto di concentrazione, perché la voglia di far bene c'è, e quindi... Non scattavo dalla nona posizione, sono recuperato subito una posizione al via, e poi durante la gara è stata una gara piena di
di contatti, pieni di colpi di scena. Sono riuscito ad approfittare di questo anche grazie ad un buon passo che avevo durante la gara, a terminare poi in una buonissima quinta posizione. Infatti adesso però non te la cavi così, la nostra Giulia che è sicuramente molto curiosa. Sì, volevo chiedere, appunto, ottimo start lo spegnerci delle luci rosse per appunto Leonardo Caglioni, che posiziona la sua Porsche del team Ombra alla posizione numero 8. Esatto, quindi subito una posizione guadagnata. Sì, subito una posizione guadagnata in partenza, e dall'ottava posizione poi sono stato un po' spettatore di un duello tra Iaquinta e Fulgenzi, per poi cercare di approfittare del loro duello, anche dei contatti che sono venuti tra piloti più avanti, e alla fine, grazie, come ho detto prima, anche al buon passo che avevo, sono riuscito a terminare nella bellissima quinta posizione. Continuiamo a vedere questa bellissima gara 1, dove le safety car sicuramente non sono tardate a entrare in pista. C'è da segnalare che Leonardo Caglioni, come testimoniano queste immagini, è stato molto, ma molto abile a tenersi fuori da tutti i vari pasticci che gli altri piloti hanno combinato, tipo questo con Fulgenzi e un altro pilota che prende la via della ghiaia, e quindi dopo il contatto, l'ennesimo, tra il buon Cerqui e Festante, si è riuscito ad andare a occupare la sesta posizione. Eccolo qua adesso, il contatto Cerqui Festante. Tra l'altro Festante è tuo compagno di colori. Sì, il mio compagno di squadra, infatti un po' è dispiaciuto, immagino anche molto al team, perché Aldo si stava giocando una buonissima posizione, e come hai detto tu, sì, una sesta posizione in pista, poi per una penalizzazione a un pilota più avanti sono riuscito ad avanzare sulla quinta. Una quinta posizione che porta molti punti e anche una bellissima prima fila per gara 2. Per la domenica. Ecco Davide, Leonardo molto incisivo, ma anche un team Ombra che è stato assoluto protagonista. Abbiamo visto con Festante che si stava giocando la terza barra quarta posizione, Gattuso subito alle spalle di Leo, insomma un team Ombra che mette più vetture nella top 10. Sì, anche qui abbiamo confermato 3 vetture stabilmente in top 10 e obiettivamente con un ottimo stato di forma. Abbiamo visto Aldo in piena lotta per il podio in gara 1, sfortunato coprotagonista di questo contatto con Alberto Cerqui, che non ha giovato nessuno dei due, che è stato poi giudicato giustamente un incidente di gara. È la seconda gara in cui si giochiamo un podio per un contatto, quindi è spiaciuto veramente tanto. Dall'altro lato Leonardo è stato pronto ad approfittarne e a guadagnare queste due posizioni. Parlavamo prima della lotta con i senatori, Leonardo è stato testimone diretto di una lotta particolarmente cruenta tra le due macchine davanti a lui. Beh, è stato anche bravo però a tenersi fuori dai guai. Assolutamente, assolutamente. Perché, insomma, devo dire, lui parlava di agitazione prima della gara, ma proprio in questo weekend la differenza l'ha fatta la tranquillità con cui ha condotto e ha gestito le due gare. Gara 1 che ha visto il successo del giovanissimo Giorgio Amati, seconda piazza Enrico Fulgerzi, a seguire Alessandro Giardelli. Ed ora si arriva a gara 2, caro il nostro Leo e Davide. Gara 2 che sicuramente è ricca di tensione pre-gara, perché per la prima volta Leonardo Caglioni scatta dalla prima fila. Vediamo qua proprio la vettura numero 11 del team Ombra insediarsi in prima fila, là dove osano le aquile. Ecco, questo momento, visto che è la tua prima fila in Porsche Carrera Cup, Leo, penso che qui un po' di palpitazioni ci siano state. Sì, se devo dire la verità, neanche eccessivo, perché ero contento finalmente di partire in prima fila, quindi volevo sfruttare al meglio l'occasione per fare un buon risultato. Bene, ecco Davide, cosa gli stai dicendo in questi momenti? Normalmente qualcosa di stupido per stemperare la tensione. Vabbè, ci sta. Però mi ha colpito veramente la tranquillità. Poi l'esperienza della gara del Cup Swiss, anche in questa circostanza, lì era partito davanti. Aiutato. Quindi ho proprio detto, ormai il panorama lo conoscevi già, esatto. Non c'è niente di nuovo. Questo ha sicuramente aiutato. Bene, e adesso si entra proprio in gara 1. Quindi al via Leo viene sopravanzato da Marzio Moretti e si insidia così alla terza posizione. Ecco, raccontaci questo via Leo. Beh, il via non è stato buonissimo, ho preferito il via di gara 2,
però comunque sono riuscito a mantenere la terza posizione e dopo un paio di giri, due o tre giri, vedevo appunto che andavo più veloce della macchina di fronte a me e alla fine sono riuscito a fare un bel sorpasso alla Tosa riprendendomi la seconda posizione. Dopo qualche giro, Iaquinta, esatto, che nel momento in cui ho passato Moretti è riuscito anche lui a passare, quindi a mettersi in terza posizione, andava molto forte, ecco qua il sorpasso. Ecco qua il sorpassone. Bene, è stato corretto anche Marzio. Sì, comunque, questo... ha lasciato lo spazio e ha approfittato anche Iaquinta. E Iaquinta andava veramente molto forte in questa parte iniziale della gara, infatti è riuscito a superarmi, eccomi, alla variante del tamburello. In fondo al rettilineo. E poi, caro Leo, cosa succede? Poi colpo di scena. Sì, Iaquinta è riuscito in un paio di giri, ecco, ad andare a prendere Levorato, fin quando è avvenuto tra i due un contatto e le macchine sono andate... hanno sbattuto violentemente contro le protezioni. Per fortuna i piloti dopo il contatto sono usciti con le loro gambe, quindi stanno bene e questo ovviamente ha giovato per me perché mi sono ritrovato in prima posizione. Giustamente i commissari di percorso prima hanno fatto entrare la safety car, ma poi hanno dato proprio bandiera rossa perché la pista era impraticabile. Ecco, quindi rientri ai box in prima posizione. Sì, la safety car ci ha portato ai box, quindi in pit lane, e dalla pit lane abbiamo aspettato l'ok dei commissari per ripartire. Ecco, quindi mancavano 10 minuti alla bandiera a scacchi, siete rientrati tutti in pista e con astuzia e determinazione il nostro Leo Caglioni riesce a tenere dietro, quindi a vincere, mettendo dietro Marzio Moretti e Giardelli. Qua sono... intanto stiamo vedendo le fasi di restart della corsa. Sì, nelle fasi di restart qui delle due safety car, questa è la ripartenza della prima safety car, Moretti mi ha subito attaccato ma sono riuscito benissimo a difendermi. Poi a causa di un contatto nelle retrovie c'è stata una seconda safety car e con la ripartenza dalla seconda safety car sono riuscito a gestire bene il restart prendendo un bel gap che poi mi sono portato fino alla fine della gara per concludere in prima posizione. Abbiamo visto quindi a fine gara una grandissima felicità da parte del team Ombra, che è veramente, insomma, un urlo di gioia. Abbiamo visto veramente tante cose, Davide. Sì, è stata una bella soddisfazione, una bella vittoria, ma vissuta in maniera intensa da tutto il team, perché Leonardo ha debuttato in auto con noi solo 12 mesi fa praticamente, arrivando senza esperienze che non fossero il kart, ed ha mostrato veramente tanta fiducia nel lavoro fatto insieme a noi. Si è fidato in tanti momenti difficili, ha seguito le nostre indicazioni, le nostre critiche, ha veramente riposto il massimo della fiducia nel team e siamo stati veramente contenti di vedere ripagato tutto questo lavoro. Ecco, noi abbiamo preparato questa clip, stiamo già vedendo alcune immagini e io direi di farla partire. Prima vittoria nella Carrera Cup Italia, vince Leo Caglioni. Leo e Davide, cosa si riprova a vedere questi momenti? Partiamo da Leo. Partiamo da Leo. Gioia pura, felicità e
Contentissimo, contentissimo io, contentissimo anche il team, Davide. Sì, noi viene, il team viene fuori un po' di deformazione professionale, per cui stiamo già pensando alla prossima. E la prossima che si terrà? A Vallelunga. Vallelunga, altra pista dove Leonardo l'anno scorso ha mostrato un ottimo potenziale, quindi siamo già rivolti a confermarci sugli stessi livelli. Beh, Vallelunga è in casa della nostra Giulia Ragazzini. Esatto, che abita a Roma, quindi magari viene a tifare Leo. A tifare per noi. Sicuramente. Bene, ora andiamo a leggere la classifica di campionato, perché ci sono state delle belle, dei bei capovolgimenti di fronte. Allora, la classifica di campionato ora vede in testa il giovanissimo Alessandro Giardelli a quota 118, segue Quaresmini a 113 punti, terza piazza per Alberto Cerqui a 104, poi Moretti e Leonardo Caglioni. Quindi quinta piazza, insomma, sei a 78 punti, il primo è a 118, ci sono tanti punti che si possono guadagnare in una gara. Davide, un piccolo pronostico delle prossime gare. Come lo vedi a Leo a fine campionato? Come lo vedo, direi che un obiettivo corretto è di mantenersi nei primi 5 di campionato, cercando gara per gara di raccogliere sempre punti, e chissà che non ci sia qualche sorpresa. Bene, bene. Adesso la Porsche Carrera Cup andrà in vacanza. Noi seguiremo tutti gli appuntamenti della serie con Matrice Tedesca e di Leo Caglioni del Team Ombra. Quindi, che dire? Complimenti Leo. Grazie mille, Coppa Riccardo. Meritatissima, io direi di fargli una bella ripresa. Leo, prendila pure tu in mano. Caspita, pesa. Non hanno risparmiato. No, un bellissimo trofeo questo. Bello, bello veramente. E quindi, che dire, chiudiamo così prima dell'estate le immagini della Porsche Carrera Cup con un Leo Caglioni, sicuramente protagonista della serie. Io vado a ringraziare Leonardo Caglioni, tanti complimenti. Grazie a tutti, buona serata. Il Team Ombra, grande Davide. Grazie a tutti. Ciao. Ma grande tutta la squadra, non lo diciamo assolutamente. Mai. Siete veramente io tanti. Sono solo la faccia, ma il lavoro è tutto alle mie spalle. E poi buona la prima per la nostra Giulia Ragazzini. Grazie ancora. Che troveremo a Vallelunga e magari anche nei nostri studi televisivi di GoTV. Ciao a tutti ragazzi, voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV, canale 163. Ciao! Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.